Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Prosegue l'eco di quello che è stata la scomparsa di Silvio Berlusconi. Ne abbiamo parlato ieri, soprattutto per capire i sommovimenti che ci sono nell'alveo politico italiano, nella destra, ma ieri abbiamo parlato approfonditamente anche del centro-sinistra, del Partito Democratico, che in qualche modo con la scomparsa di Silvio Berlusconi perde un avversario, o almeno un avversario che è stato per lungo tempo, anche se vogliamo, un alibi di certe politiche che dovevano essere portate avanti dalla sinistra. Lo abbiamo detto, l'antiberlusconismo è stato talvolta più forte addirittura del berlusconismo, ma c'è sicuramente un popolo elettorale e anche in realtà una bella platea di senatori, deputati, rappresentanti, militanti di quel partito, di Forza Italia, che oggi si chiedono che futuro ci sarà davanti. E dall'altra parte, intorno a quel grande centro, quel grande raggruppamento di moderati che spesso abbiamo raccontato e che è molto difficile pare da federare, ci sono dei partiti che verso quella direzione guardano, e uno di questi è sicuramente Italia Viva. Noi oggi ne ospitiamo un importante esponente che è un eurodeputato, Nicola Danti, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Ci fa molto piacere, anche perché oggi lo abbiamo fisicamente qui, lo possiamo, come dire, toccare, stringere accanto a noi, Dario Baldi. Ciao, no, Dario, non sono un'identità digitale, buonasera. Esatto, per chi aveva dei dubbi che potesse essere creato dall'IA, in realtà no, è qui con noi, lotta insieme a noi, Dario Baldi, che ci aiuta oggi nel raccontare anche, insomma, sui territori che cosa sta avvenendo. La prima domanda voglio fare a Danti, insomma, è anche abbastanza semplice, ma molto importante, perché finisce un'era con la morte di Berlusconi, ne comincia una nuova. Secondo lei, all'insegna di che cosa si aprirà per quanto riguarda i moderati italiani? È difficile dirlo adesso. Certamente la morte di Silvio Berlusconi è fisicamente la fine della Seconda Repubblica. La Seconda Repubblica si è formata su questo dualismo berlusconismo-antiberlusconismo dal 94 in poi. È chiaro che questo ha visto vicende alterne, ha visto situazioni diverse, ha visto anche pian piano diminuire il peso politico della forza politica di Berlusconi, perché una cosa era Berlusconi che prendeva, certo, il 30% con Forza Italia, Popolo della Libertà il 38%, non mi ricordo quale elezioni, una cosa è il Berlusconi, diciamo, delle ultime elezioni di Forza Italia intorno all'8-8,5%. Quindi è chiaro che questa segna una frattura nel sistema politico italiano molto forte. È presto per capire quale sarà il riassetto complessivo. Certo, oggi c'è un interesse fortissimo della destra e del centrodestra di mantenere il baluardo Forza Italia in vita, anche perché il baluardo Forza Italia all'interno della coalizione significa avere il riferimento con il Partito Popolare Europeo. E quindi con il partito più importante del Parlamento europeo, quello che in qualche maniera dà le carte, perché è comunque sempre il gruppo più importante. È chiaro che venir meno di Forza Italia, diciamo, la Meloni non è pronta, e non so nemmeno se ha intenzione di fare questo passaggio spostando l'asse verso una platea più centrale. Salvini ha rinunciato a farlo quando aveva consensi molto importanti e poteva farlo, perché nel momento in cui lui era al governo con Mario Monti con Mario Draghi poteva essere lì il momento nel quale la Lega di governo che governava Draghi poteva accreditarsi dentro un determinato mondo come la parte moderata. Abbiamo capito che Salvini non riesce a essere moderato per natura e quindi evidentemente non lo farà, perlomeno finché ci sarà Salvini. Ci sarà un tentativo di congelare la situazione. Presto per capire qual è l'evoluzione, bisogna capire se regge anche lo schema politico, così com'è, di questo bipolarismo che è polarizzato sulle estreme. Allora, si fermi un attimo, perché poi su questo ci arriviamo, ma voglio rimanere anche un attimo sull'alveo europeo, perché quello citava Dante, poi, come dire, ne parla autorevolmente, essendo tutti i giorni in Parlamento europeo, Dario, però è un punto abbastanza centrale, perché Forza Italia è vero meno forte nei voti in Italia, negli elettori in Italia, ma aveva una collocazione europea abbastanza precisa, che era anche quella che, diciamola magari in maniera un po' brutale, annacquava quegli istinti identitari molto estremi che ogni tanto fuoriescono da partiti invece che sono la Lega e Fratelli d'Italia. In qualche modo rendeva più votabile e più morbido il voto all'alleanza di governo. Oggi senza Berlusconi questo rischia di venir meno, secondo te? Rischia di venir meno anche perché appunto c'è un popolo moderato, ma partiamo da una riflessione: chi sono i moderati? No? Perché parliamo sempre dei la moderati. La categoria dello spirito. I moderati.
ad esempio, io penso che a Silvio Berlusconi, e non è che lo dico io, lo sappiamo, sia piaciuto molto in vita il leader di Italia Viva Matteo Renzi, e secondo me una parte dell'elettorato di Italia Viva era attratto ai tempi da quello che poteva essere il cosiddetto patto del Nazareno, e quindi una parte dell'elettorato di Silvio Berlusconi secondo me può essere attratto ampiamente da quella proposta politica, che comunque sia ha delle idee forse appunto più moderate, più leggere rispetto alle urla, alla pancia, al discorso di potere. Poi è chiaro, lo diceva bene l'onorevole Danti poco fa, quando Salvini aveva avuto la possibilità di farlo non ha mai guardato al centro, ha sempre guardato all'estremo, e idem farà così la Meloni, perché ovviamente la cosiddetta fisarmonica del voto poi va verso di più l'elettore di pancia che va a votare casomai una volta rispetto a quello che va a votare lo fa con coscienza, e questo ce l'hanno raccontato i 5 Stelle, la Lega, Fratelli d'Italia e quant'altro. Senza Silvio Berlusconi, certo, quell'appeal moderato, quell'appeal europeo che a Forza Italia mancherà, anche perché non ci sono, secondo me, a parte Tajani e pochi altri, persone che siano in grado di sostituirle, e con tale fermezza, perché Weber credeva molto in Berlusconi e viceversa. Adesso chi crede in chi? Questa è una domanda che voglio farle, Danti, in vista del 2024, perché non ci capita spesso di avere, come dire, rappresentanti toscani, soprattutto che siedono al Parlamento europeo. Che cosa, cioè, è normale di fatto che i tre partiti che oggi governano insieme stiano in tre gruppi diversi, anche molto diversi all'interno del Parlamento europeo, cioè Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, e soprattutto questo dal suo punto di vista rischia di essere un problema quando si arriverà alla campagna elettorale per gli europei, perché insomma lì bisognerà raccontare anche un'idea in qualche modo di come portare l'Italia in Europa e l'Europa in Italia da tre posizioni diverse del Parlamento europeo? Beh, che siano in gruppi diversi i partiti che in una coalizione nazionale stanno insieme non è un caso italiano, è quasi in tutta Europa è così, cioè addirittura ci sono paesi nel quale stanno insieme anche differenze maggiori da un punto di vista politico, quindi non è questo un problema appartenere a un gruppo politico diverso. Altra cosa è capire il meccanismo che con il quale la proposta politica si declina nelle elezioni europee in Italia, perché è chiaro che c'è un tentativo oggi che è quello che aveva Weber e qualcun altro, ma che sta crollando, io dico, sotto il muro di Varsavia. Per un motivo molto semplice, perché il tentativo di Weber era quello di passare da una maggioranza Ursula a una maggioranza Giorgia, cioè di esportare il modello italiano in Europa. Questo ha due elementi insormontabili per essere realizzato. Il primo sono i numeri, che non c'è nessuna possibilità che dentro al Parlamento europeo questa alleanza politica che metta insieme non tutta identità e democrazia, perché è chiaro che lì dentro non si può ragionare con Alternative for Deutschland, non si può ragionare con Le Pen, si può ragionare con la Lega, che metta insieme i conservatori, il Partito Popolare e loro sperano Renew. Renew ha già detto, e lo ripeto io come vicepresidente Renew, che è totalmente indisponibile a fare qualsiasi tale accordo politico nei confronti con i popolari, con l'estrema destra e con i nazionalisti, con i polacchi del PiS, con Orban, con questa gente qui. Quindi questa roba qui, c'è il primo ostacolo, che è numerico. I numeri. Perfetto. Non c'è verso che abbiano maggioranza e tutti i sondaggi lo dicono, c'è un sito europeo che fa vedere come cambia la composizione in base ai sondaggi nazionali, ma i movimenti nel Parlamento europeo non sono mai così grandi, così forti. Anche in Italia, se guardate bene, il prossimo Parlamento europeo vedrà alzarsi moltissimo la Meloni, ma vedrà che il crollo di Salvini, quindi se mettete insieme il 6%, 5% della Meloni con il 34% l'altra volta, fa sempre 39%, questa volta sono gli ingredienti diversi, ma la somma non cambia, quindi può essere un deputato in più, un deputato in meno, a 351, 55 non ci arriva, punto. Secondo elemento, sì, finisco perché questo secondo me è l'elemento politico più importante, c'è il muro di Varsavia, perché la Polonia divide in maniera netta il Partito Popolare dai conservatori, perché i popolari polacchi sono la principale forza d'opposizione, che è guidata da Tusk, che era il presidente del Partito Popolare Europeo e che era il presidente del Consiglio Europeo. Non potranno mai fare un accordo, almeno che il Partito Popolare non decida di perdere almeno
la delegazione polacca e altre 4-5 delegazioni. È una cosa del Partito Popolare, non si potrà permettere. Non è all'orizzonte, diciamo così. Questo è importante anche per capire un po' che cosa ci aspettiamo. Possiamo aspettarci al 2024, alle europee, quando però Dario si voterà anche per le elezioni amministrative, lo abbiamo detto spesso, tantissimi comuni, Firenze e Prato, su tutti in Toscana, qui voglio arrivare poi anche con Dante per capire un po' Italia Viva come si muoverà, e forse addirittura per il rinnovo delle province, vedremo, ma potrebbe essere un vero election day questo 9 giugno del 2024. Proprio su questo però, a questo punto, sulle alleanze, no? Giustamente tu dicevi Italia Viva, poi lo chiediamo anche a Dante, Italia Viva oggi si pone come possibile porte aperte, no? Gruppo in cui tanti simpatizzanti di Forza Italia o elettori di Forza Italia possono riconoscersi. Dall'altra parte ci sono nelle ultime tornate di comunale, ma si prospetta anche nelle prossime, punti di contatto ovviamente con quello che dovrebbe essere, o almeno secondo molti, la categoria naturale di Italia Viva, cioè il centro-sinistra. Allora, dal tuo punto di vista, come si pone oggi questo partito di centro che ha come leader Matteo Renzi, che insomma a massa oggi governa in maggioranza con il sindaco della Lega, ma in tanti altri posti governa con il centro-sinistra? È normale sia così? Secondo me sì, è il giusto approccio, ovvero quello del pragmatismo, ma questo perché lo si è visto fin da... ma non perché è morto Berlusconi. Matteo Renzi sono almeno 2-3 settimane che è tornato alla carica su tutte le televisioni, sta andando praticamente tornando il Renzi post presidenza del Consiglio, ed è un Renzi tonico, e questo lo dimostra, lo vedremo poi su Firenze. Io ti dico la mia, allora, guardandola solo su Firenze, la dovessi chiudere lì, io farei delle primarie e vedrei sul campo, casomai con una candidata, mi viene da dire, che ha fatto molto bene alle ultime politiche, e vedere appunto i numeri, se realmente sono gli stessi delle politiche di settembre del 2022 e quanto può valere il PD. Dall'altra parte, io ti dico, stamattina ero al telefono con un noto esponente del centrodestra fiorentino che mi ha detto: noi ancora non ci hanno detto niente da Roma, quindi io non so realmente cosa faremo. Io quindi mi aspetto che una parte di Forza Italia su Firenze possa anche andare verso un elettorato renziano, perché molti forzisti si sono sempre visti alla Leopolda, anzi c'è, cioè, qualcuno ha fatto le campagne elettorali quando Renzi addirittura era dentro il PD per candidati che ora sono schleiniani, ma prima erano renziani, e quindi, cioè, non è inutile nascondersi dietro la foglia di fico, l'avete fatto il passaggio, e quindi non mi posso aspettare che ci sia questo cambiamento da Forza Italia verso Italia Viva o comunque il terzo polo, e non viceversa, questo sicuramente. Senta Dante, ci faccia capire un po' su cosa vi state orientando, perché va bene il pragmatismo, ma tanti vogliono anche sapere se con la svolta del Partito Democratico, che si è spostato a sinistra, Italia Viva oggi è più distante, e quanto è distante, cioè parteciperete ad esempio a primarie di coalizioni laddove si facessero a Firenze oppure no? Guardi, io penso che il primo tema su cui noi bisogna lavorare oggi, a meno di un anno dalle elezioni che saranno il 9 giugno del 2024, è il tema di quale visione vogliamo dare e quale contenuto vogliamo dare all'azione amministrativa dei prossimi anni di Firenze e di Prato, che poi vogliono dire porteranno dietro di sé subito dopo le elezioni regionali nel settembre, o forse, perché si dice che siano posticipate alla primavera del 26, le elezioni amministrative di settembre e quelle regionali, però vedremo quando. Però il perché punto vero, durante il Covid fu una situazione particolare. A fine settembre, quindi, durante il Covid, esatto, furono rinviate di qualche mese, dalla primavera al settembre, per questioni di Covid. Sembra ci sia una norma che vogliono posticiparle di 6 mesi per riportarle alla primavera, come tutti. Vedremo. Però vedremo questo qui. È chiaro che Firenze e Prato si porteranno dietro poi un futuro d'alleanza, quindi bisogna capire qual è lo schema politico del Partito Democratico. Io non l'ho capito, perché il punto vero è che noi possiamo giocare una partita in proprio, ma vorremmo anche capire dagli alleati che abbiamo in Regione e anche a Palazzo Vecchio, con molta difficoltà, oggi, che qual è la visione della Toscana. Perché se la visione della Toscana è quella di bloccare le infrastrutture, non investire sull'innovazione, sulla ricerca, sulle questioni che attengono all'efficientamento della macchina burocratica, allo snellimento, alle cose importanti che servono per rendere competitiva questa regione, diventa complicato stare con il PD. Abbiamo visto che la prima azione che ha fatto Fossi è stata quella di una procedura, era già, come dire, avviata per la multi-utility, per quotarla in borsa. Non si quota più in borsa perché la borsa è il male e il peccato. Se la visione è questa, ideologica, di un approccio di questo genere, diventa complicato. Però ecco, bisognerebbe cominciare a capire
Noi aspettiamo che intanto ci spieghino la visione. Certo non siamo disponibili a fare questa roba dove c'è un tavolo, dove c'è 5 Stelle, noi siamo da un'altra parte. Se il PD decide di essere il partner dei 5 Stelle, di inseguirli sui redditi di cittadinanza, di inseguirli sulla decrescita felice, sullo stop alle infrastrutture, su tutte queste cose, noi lì non potremmo mai esserci, perché è un problema non di posizionamento politico, è di contenuti, è di che cosa dobbiamo fare per questa città e per questa regione. Quindi aspettiamo fiduciosi, noi stiamo cercando di rinforzarci, perché abbiamo anche noi da rinforzarci non solo su Firenze, ma tutti i comuni, perché vi voglio ricordare, non c'è solo Firenze e Prato che sono le due città, ma la gran parte dei comuni della provincia, dell'area metropolitana vanno al voto. Quindi sì, bisognerà, no, 180 comuni passano in Toscana. No? Bisognerà lavorare su questo per avere una presenza. Ecco, su questo le chiedo una cosa rapidissima, no? Perché prima l'ho citato così, però insomma è un caso abbastanza eclatante, ora è un caso anche per la destra, diciamo così, in massa, però sostanzialmente lì alla fine ci sono, se non ho capito male, due assessori in giunta, uno di Italia Viva, uno di Azione, che in teoria erano lo stesso partito, dovevano diventare lo stesso partito, non sono diventato, come dire, anche nel centro, almeno tenendo insieme Italia Viva e Azione, ci sono un po' di problemi nel cercare di federare o di creare una visione comune in uno schieramento che, se messo insieme, avrebbe tanti corpuscoli, farebbero insomma una doppia cifra, almeno probabilmente a livello elettorale, ma che fatica stare insieme. Su questo qualche responsabilità ce l'avete anche voi o no? Guardi, se il progetto di partito unico è fallito, io ho la mia idea di chi sia la responsabilità e lei immagina anche di chi io ho in testa, sì. Ma non voglio polemizzare in questa fase. È chiaro che una delle grandi difficoltà è quella che questo grande centro che c'è nell'elettorato fa difficoltà a trovare, come dire, una forte coesione politica di gruppi di classi dirigenti che sono in grado anche di fare una proposta importante sui territori. Quindi questo vediamo, noi siamo aperti a tenere insieme quest'area politica. Ecco, quindi non è oggi il dibattito, ancora ci sono i gruppi parlamentari, vediamo se continueranno e se questo processo di partito unico magari si è fermato come partito unico, ma riprende un lavoro sulla federazione, anche perché saranno lo stesso giorno le elezioni europee. E credo che nessuno abbia interesse, perlomeno Renew Europe, il gruppo europeo, è venuto a fare un'iniziativa in Italia che avevamo programmato già da tempo, ha detto chiaro che qui non è che si può scherzare, di mezzo c'è il futuro della maggioranza in Europa e dall'Italia deve arrivare una... non si può pensare che ognuno va con la sua lista, tutti prendono il 3-8% e alla fine non si elegge nessuno. Perché questo è il rischio. Messaggio a Calenda mi sembra abbastanza chiaro. Dai, che ne pensi? No, è chiaro, io l'ho sempre detto, cosa diciamo imputo a Calenda in questa fase, che prima di parlare, perché a sinistra, per chi fa l'osservatore tipo me, no, si è sempre visto che a sinistra si chiudono nella stanza, no? Si mettono dentro le case del popolo, chiudono la chiave, finché non trovano la quadra stanno chiusi. Adesso hanno smesso loro anche a farlo, ma non solo le chiavi. Non solo Italia Viva e Azione, anche il PD, l'abbiamo visto con la segreteria PD, e la fase congressuale, ora non si chiudono più, fanno tutto sulla stampa e comunicati e i post sui social, l'abbiamo vista alle elezioni a Campi con un comunicato ogni 30 quarti d'ora, è esattamente quello che è successo, il buttare tutto fuori. Ecco, la politica io credo che sia da fare prima che all'occhio del cittadino vada fatta dentro le stanze, si sceglie, si prendono le decisioni. Io c'ero a Milano quando hanno fatto la convention al Mico, mi aspettavo un partito unico, alla fine un partito unico almeno per il momento non c'è, e dico che secondo me l'elettorato di centro ne avrebbe bisogno. E vi dico di più, qui do anche una provocazione allacciandomi a un pezzo che c'era oggi sul Corriere della Sera, secondo me un grande partito popolare italiano, europeo, con dentro anche pezzi del PD, guardando Letta o comunque quell'area lì, con dentro anche pezzi di Forza Italia, si può fare, però chiudete i social prima. Prima vanno chiusi i social. Che ne pensa Dante? Io do perfettamente ragione a ciò che ha detto, perché i social sono croce e delizia, troppo spesso bisognerebbe contare almeno fino a 150 prima di fare un tweet, perché è chiaro che è tutto istantaneo, no? E quindi nella vita... Prima non era così perché non c'era la possibilità di essere istantanei, poi quindi c'era la necessità sempre di avere un pensiero un po' più lungo. È chiaro che questa è una grande sfida, non è facile portarla avanti, però quella di provare a tenere insieme quest'area, anche perché, voglio dire,
credo che la polarizzazione sulle estreme che abbiamo oggi a sinistra e a destra è un'occasione unica per provare a fare questo. Senta, voglio farle una domanda, perché leggevo oggi, insomma, uno studio che era sui voti che sono stati dati alle primarie e che poi hanno ribaltato sostanzialmente nei gazebo quello che era stato il voto nei circoli. Stiamo parlando ovviamente del Partito Democratico. Qualcuno, secondo me, con una frase illuminante ha detto che il PD ha perso le primarie in quell'occasione direttamente, perché sostanzialmente ha sconfessato il voto dei propri iscritti. Questa è una questione tutta interna al Partito Democratico, ma leggevo un'analisi oggi che diceva che per Bonaccini avrebbero votato anche tanti rappresentanti di Italia Viva, o comunque elettori di Italia Viva o di quel centro di cui stiamo parlando oggi. Secondo lei quell'effetto Schlein ci doveva essere, portare il partito a sinistra, doveva in qualche modo rimpolpare le vostre fila? Fino ad oggi, in termini almeno stando ai sondaggi, questo non è successo. Perché, secondo lei? Guardi, è troppo presto. È chiaro che un movimento forte che noi vediamo, un grande disagio dentro al Partito Democratico, ciascuno di noi ha relazioni, amicizie con certo. Cui parla, dai sindaci della provincia ai consiglieri comunali a personalità autorevoli, è chiaro che c'è un disagio oggi rispetto a una posizione su tante questioni che prende il Partito Democratico o che non prende, perché poi alla fin fine noi abbiamo visto che cosa sta succedendo su un tema essenziale come quello della guerra in Ucraina, dove il Partito Democratico ormai si divide su tre posizioni diverse nel Parlamento europeo, ma non è il problema se ci sono casi di coscienza che votano in maniera diversa, è che non c'è un indirizzo politico che dice qual è delle tre la posizione reale, vera, e quindi si desume dalla maggioranza che vota in un modo o in un altro, non lo so, quindi lo vediamo sulle questioni che attengono anche alle politiche economiche, ai temi delle infrastrutture, alla giustizia, e ormai è evidente che il garantismo non abita più le ultime polemiche che vediamo sull'abuso d'ufficio e che vede i sindaci contro la segreteria del Partito Democratico. Quindi, sì, De Caro ha detto che l'abuso d'ufficio è un problema. Insomma, in questa roba qui credo ci sia bisogno di un po' di tempo, e forse uno degli errori che sono stati fatti nella costruzione del terzo polo e di quello che doveva essere il partito unico, che mi sono permesso di dire al diretto interessato che in quel momento guidava la coalizione, è quello di dare l'impressione che fosse una cosa già preconfezionata e che non fosse una casa aperta anche a quel mondo lì, che forse si aspettava non di aderire a qualcosa dove tutto era già deciso tra segretario, presidente e così via, ma che fosse una cosa dove si potesse avere un'agibilità politica più ampia. Quindi vediamo. Io parto dal primo discorso: è morto Berlusconi, finisce la Seconda Repubblica, ancora è difficile capire quali saranno i connotati che daranno vita alla Terza Repubblica. Eppure è dire che tanti pensavano che la Terza Repubblica fosse già nata, il Movimento 5 Stelle, l'antipartito e tutto il resto, l'antipolitica, il populismo, poi in realtà insomma effettivamente siamo sempre un po' lì, siamo sempre lì, tra l'altro a ragionare anche di centro, vuol dire che è un tema anche questo, un po' una categoria dello spirito, ma che non ci annoia mai, perché effettivamente lì ci sono tanti elettori e anche tanti partiti. Voglio chiederti una cosa, Dario, l'ultima rapidamente, perché non abbiamo parlato molto della destra, però oggi c'è un fatto in Toscana che, se volete, può essere anche marginale, ma nemmeno più di tanto: Manuel Vescovi, che è stato senatore della Lega, 30 anni militante del Carroccio, è stato anche coordinatore e segretario della Lega in Toscana, aderisce a Fratelli d'Italia. Un passaggio, se volete, in qualche modo scontato, anche perché c'erano delle vicende personali, l'avevano contrapposto con Susanna Ceccardi, eccetera, eccetera, però ovviamente, come dire, le prospettive elettorali anche del prossimo anno cambiano e invogliano tanti oggi a correre e forse a scegliere quel partito Fratelli d'Italia che riesce in qualche modo ad essere estremo, visto che veniva detto dei poli estremi, ma con una leader anche molto, come dire, un understate, cioè nel senso molto dietro nell'ombra, dietro le quinte, poco sui social, visto che prima parlavi di quello, che ha una pacatezza, una tranquillità che in qualche modo agevola anche le persone più moderate a dargli credito. Che ne pensi? Allora, quello è vero, i leader
di Fratelli d'Italia, ovvero Giorgia Meloni, è un leader che comunque sia agisce dietro le quinte, è una di quelle che agisce nelle stanze più che sui social, una persona molto concreta, esattamente come Guido Crosetto, esattamente come Francesco Lollobrigida. Dall'altra parte però mi permetto di dire una cosa, diceva prima bene Danti, in Parlamento si contavano no la maggioranza, che la somma è sempre la stessa, certo. Esattamente anche negli esponenti locali, e questo è sempre stato il problema del centrodestra, perché prima erano tutti dentro Forza Italia, poi sono entrati tutti dentro la Lega, qualcuno è rimasto dentro la Lega, adesso vanno tutti dentro Fratelli d'Italia, e questo è un sintomo che il centrodestra non riesce a fare classe dirigente, o meglio, la riesce a fare nelle istituzioni, ma sul territorio, quella che il PD ha sempre avuto, i consiglieri comunali, gli assessori, i consiglieri di quartiere, quelli che vivono il territorio, alla fine non gli riesce a farli, anche perché la dimostrazione sulle ultime elezioni, nelle preferenze, a parte a Pisa dove le liste Conti hanno fatto l'exploit, i dati sono 3-4 persone e poi il resto hanno preso tutti 10, 15, 20 preferenze, e questa è la dimostrazione che i partiti di destra ancora in Toscana non hanno una classe dirigente sui territori in grado di poter essere radicata come lo è il PD. Il passaggio non mi stupisce, appunto, è un normale corso delle cose. Ci sa che poi alla fine Vescovo ritorni dentro Forza Italia tra 5 anni. Se Forza Italia magari... Se c'è ancora. No, beh, Forza Italia o quello che sarà. O si trova una nuova vita dall'altra parte. Senta Danti, siamo in chiusura, ma io ritorno lì, le chiedo scusa, ma devo di nuovo chiederle quello. Sulle elezioni amministrative... Una domanda abbastanza semplice, perché lei dice il PD ci deve dire che cosa deve fare, però in qualche modo potreste anche ambire voi a determinare un pochino di più quella che è la coalizione in un'ipotesi di governo insieme al Partito Democratico. Se a Firenze oggettivamente ci sono delle complicazioni, anche perché è una città che ha delle dinamiche forti, no? Anche all'interno del Partito Democratico, e molta attenzione a quello che può essere il governo della città, in altre città viene in mente Prato, dove in realtà siete nella maggioranza e ci state anche abbastanza tranquillamente, è più semplice sedersi al tavolo del Partito Democratico. Qual è l'iter che voi intendete mettere in campo per parlare con queste persone? No, guardate, io penso che noi stiamo lavorando a una base programmatica, evidentemente su ciascuna città importante e anche locale, per mettere in fila le questioni su cui noi bisogna avere le scelte. Dopodiché ci sono delle questioni macro che attengono al governo. Non stiamo parlando di un comune, ora con tutto il rispetto lo dico, perché si è enfatizzato molto il comune di Massa. Il comune di Massa è il capoluogo di una provincia importante, non è Firenze e non è Prato, nel senso che evidentemente le scelte che attengono a Firenze e a Prato determineranno poi quali saranno le maggioranze per la regione toscana. Certo. Diventa difficile avere maggioranze difformi rispetto a quella cosa. Quindi noi ci metteremo al tavolo avendo le nostre priorità politiche e offrendo le nostre candidature. È chiaro che ci metteremo a quel tavolo quando l'interlocutore che avremo davanti ci dirà anche quali sono le sue priorità, cosa che noi non abbiamo. I segnali che abbiamo mi portano quel partito che a livello nazionale si sposta verso determinate posizioni più filogrilline, anche a livello locale verso lì, perché facevo riferimento prima alla questione della multi-utility, no? Quindi vediamo quali sono i temi su quali ci confronteremo e noi porteremo le nostre priorità e ci metteremo a sedere e offriremo le nostre candidature. Non ci faremo cuocere al fuoco del PD, ecco, questo no, questo lo dico subito, perché siccome conosco le tecniche da tempo immemorabile, so anche come sono molto bravi a dilazionare i tempi, a portarti, come dire, a prepararti un piatto che tu dopo puoi prendere o lasciare. Ecco, quello, se pensano di fare questo si sbagliano, perché noi saremo molto attivi da ottobre in poi. Va bene, allora se abbiamo esaurito il nostro tempo, però voglio ricordare, perché è stata una questione che ha tenuto anche banco, che Nicola Danti, come dire, ha posto un punto molto importante su una campagna pubblicitaria turistica in realtà fatta dai nostri cugini d'Oltralpe, la Francia, la Toscana Occitania, più o meno era questo in francese insomma il titolo, richiamando la nostra regione, facendo pubblicità all'Occitania, una regione della Francia. Nicola Danti ha detto no, la Toscana è una sola. Sì, ho scoperto questa cosa per caso, ma che è diventato un caso diplomatico tra Italia e Francia, perché evidentemente quando uno veicola l'idea nel mondo che noi
ragioniamo da italiani, da europei, è chiaro che l'Occitania non è, ma per un cinese quando vede Toscana Occitania o Toscana diventa difficile individuare se Beh, certo. è la Toscana vera o la Toscana falsa. E quindi io ho fatto presente, ho telefonato immediatamente al Presidente di Regione e all'Assessore Marras, oltre ad aver fatto un'interrogazione parlamentare che poi mi ha scatenato tutti i media francesi, credo sì. di aver fatto tutte le più grandi televisioni, i maggiori quotidiani, perché ho posto un tema, che non si può rubare il nome a una regione per venderne un'altra, semplicemente Beh. Questo, gli ho detto, è un uso fraudolento di un nome, e che la Toscana non c'è nulla di, indipendentemente dal posto, che possono avere le colline anche loro e anche dei buoni vini, e non discuto né la qualità del vino né i posti che sono sicuramente molto belli nell'Occitania, ma non si può chiamare Toscana come se noi chiamassimo, che ne so, la Versilia, la Provenza Toscana, ecco, non è la Provenza Toscana, è la Versilia, certo. o la Lunigiana, i castelli della Loira della Lunigiana, ecco, non lo so, qualcosa di questo genere. Penso che ognuno, e ce l'hanno insegnato i francesi, deve, come dire, e ce l'hanno insegnato loro davvero, il territorio, il nome, e lì dentro c'è la cultura, la storia, la tradizione, i prodotti tipici, e non è che si può fregare un nome a qualcun altro. Ecco. Diciamo anche che noi non abbiamo bisogno, insomma, di rubare il nome a quegli altri, e questo è un po' il protezionismo d'aria che ci piace. Anche sì, certo, diciamo anche il nostro sano e buon patriottismo. Noi siamo toscani, noi siamo fiorentini, e come noi non c'è nessuno. Assolutamente. Grazie mille Nicola Dante per grazie essere stato con noi, buon lavoro. Grazie Dario Baldi anche per grazie averci raggiunto in studio. Tanto ci ritroviamo presto, se non fisicamente, sicuramente attraverso i canali web. Grazie a tutti per averci seguito da casa, terminiamo anche per questa settimana con Telegram e ci vediamo lunedì. Buona serata a tutti.